Bentornati a Pokémon Mystery Dungeon Portali sull'infinito. Questa volta registrerò con il Blue Yeti che ho fatto il video la volta scorsa. Comunque, ci stavamo attrezzando qui per fare alcune cose. Tipo potevamo dissodare un terreno prima di partire, ovviamente, perché adesso dovremo... questo qua. Dovremo andare a salvare Espeon. Ve lo ricordate? Bene, io me lo ricordo. Abbiamo anche l'esatto tipo di... cioè, le monete, insomma. Bene, andiamo. Andate a dissodare il terreno. Spero di averlo detto bene stavolta, perché sbaglio sempre. Il terreno è stato dissodato come foresta rigogliosa. Bellissimo. Ora vi faccio subito vedere com'è foresta rigogliosa. Bene, abbiamo finito. Più tardi passate un'occhiata. Ecco un regalino per festeggiare i progressi dei lavori del Poké Paradiso. Tutto per te. Terreno antico ci serve. Legno robusto ci serve. Sono i gli strumenti e materiali, più che altro, potenziati, che ci serviranno appunto a potenziare le varie strutture, eccetera. Vedete, acqua lacustre, eccetera. Prima avevamo acqua pregiata, mi sembra, qualcosa del genere. Benissimo. Allora, prima di partire voglio, abbiamo detto, vedere qui com'è la foresta rigogliosa. Eccola qua, guardatela. Sembra un po' una discarica così. A me non è che piace tanto, mi piace di più la prateria. Comunque è molto più grande delle altre. Infatti ha 1, 2, 3, 4. Mentre gli altri ce l'hanno rispettivamente 1 e 2 di cartelli, intendo. Quindi di zone in cui espandere ce ne sono diverse. Mi sembra che... questa mi sembra che ce n'ha di meno. Ce n'ha 3. 1, 2, 3. Sì, ce n'ha 3. Quindi è una cosa da tenere a mente. Se volete avere più cose, assicuratevi di avere la giusta... beh, il giusto terreno. Ok, controlliamo un attimo gli strumenti che abbiamo. Oh, abbiamo una teca solida, ancora non l'ho aperta. Magari c'è una tattica che ci può aiutare durante le nostre avventure. Benissimo. Allora, non so come registra sto Blue Yeti, sapete? Perché mi sono fatto dare qualche consiglio su come settare l'audio, eccetera. Vi prego di perdonarmi se questa sarà una cosa strana di audio, intendo. Ah no, dovevo andare da Kofagrigus. Perché? Perché, come vi ho già detto, non rimuoverò più il filtro sotto... cioè, non filtrerò più l'audio, in quanto adesso basta così. Almeno come avete detto voi. Quindi... pardon, meraviglioso! Ho sbagliato, In quanto, come vi ho già detto, poi alla fine... col Blue Yeti... che pizza, perché clicco B? Allora, 1, 2... hai detto 2, oh, meraviglioso... ok, meraviglioso. Meraviglioro, anzi. Bene. Quindi l'audio riuscirà così com'è. Inoltre sto registrando in un'altra frequenza. Prima era 441000. Adesso è... ho sbagliato. Adesso è 48.000, se non sbaglio. Apri forziere. Vai con teca solida. E dammi uno strumento. Cioè, che strumento? Scusate, dammi una tecnica. No, però c'è un lingotto. Wow, benissimo, non è forziere, torna un'altra volta. Bene, adesso bisogna prepararci finalmente per andare a tutto quello che dobbiamo andare. Allora, non voglio portare più roba qua però. Tipo, voglio ritirare un astroforza, un astrospex. Tutti i revi d'alzime che ho, no, tutti no però. Altri due minimo sì. Una sfera invinci tutti qua serve. E... Stordisfera, perché no? E se ho anche altri due Elisir Max. Benissimo, adesso sono pronto e preparato. Come al solito il nostro forza. Oh, ho anche i membri della squadra da qualche parte. Allora, direi che Virizion ce la possiamo pure portare. Però Drillbur decisamente no. Quindi direi Drillbur mi spiace, ma... oh, sono qua. Ma ti lascio qua a casa, insomma. Questo è il mio ufficio, posso aiutarti a scegliere i membri della squadra? E inoltre vendo anche alcuni strumenti. Vai. Fai riposare per favore. Ok. E la squadra va benissimo così. Oddio, c'è l'odore del microfono nuovo che... è impacchettato. Comunque, è il momento di andare. Non ricordo quanti piani è, però... però la batteria sta per finire. Ok. Vado a prendere il caricabatterie nel frattempo. Comunque sì, dobbiamo andare alla Valle del Pianto. Dove è il caricabatterie? Eccolo là. Corro a prenderlo intanto che andiamo alla Valle del Pianto.
Eccomi qua. Ah, la musichetta della Valle del Pianto non è così bella come le altre musichette, però oddio, il filo. Ok, scusatemi. Di solito... Oh, un cotone. È un Whimsicott. Ah, dannazione, a burla sto tizio. Wow, un colpo. Bene. Dicevo, di solito lo metto in carica il 3DS, ma stavolta mi sono dimenticato. Oddio. Questi si possono anche schivare. No, perché Virizion è cogliona. Bene. Mandro capo, benissimo. Dove è l'altro Specs, vero? Potevi anche usare pistola acqua, Oshawott. Hai l'altro Specs, è anche più forte. Comunque, perché ho preso così tanti Revital Semi? Mamma mia che lag. Perché c'è una battaglia boss in arrivo. Ve l'ho detto. Perfetto. Ovvio. Whimsicott va benissimo come nome. Ta-ta-na. Whimsicott lo adoro. Si pronuncia Whimsicott, vero? Anche dai soldi. Quante... Che livello è? È il 17. Statistiche? 33. Ah vabbè, lo lascio così, dai. Però... Vare per favore non disperdiamoci, che se no succede un casino come le altre volte. Ah, sta sotto, vero? Abbiamo un po' di Pokémon. Oh, eccolo. Ah, lo sapevo che stava qua la scala. Mi sembra che sono tipo 10 piani pure qua. Niente di più, niente di meno. Come osi stridarmi addosso? Grazie del semifuoco, però. Non ho mai usato un semifuoco adesso, finora, vero? Adesso lo userò. Funziona con protezione. Ecco, adesso vedremo una cosa. Se con protezione riesco a sfondare la protezione e usare... Sì, funziona. Wow, gli ho tolto 50. È un po' overpowered il semifuoco adesso. Ah. Questo Whimsicott non ha burla. Quanto pare. Burla gli raddoppia le statistiche. In questo gioco almeno. Benissimo. C'è un Excadrill? Sì, è un Excadrill. Lo salterei. Oshawott, andiamo. Non colpirlo? Bravo. Ecco le scale. Comunque ogni tanto dovremmo vedere una scenetta. Wow, l'ho detto. Espion! Espionage. Non hai scampo. Dove siete? Chissà. Se vuoi saperlo, vieni a cercarci. Beh, ma non ero io quella in fuga? Perché dovrei venire a cercarvi? Comunque, non mi prenderete mai. So bene cosa volete, ma non li avrete mai. Che tipa dura, questi si fanno sudare, eh? Ma li sta stancando. Catturarla è solo questione di tempo. Dobbiamo sbrigarci, altrimenti saremo noi a stancarci. E chi lo dici? Ah, era lei. Diamoci un taglio. Addosso. Scusate. Comunque, sì, erano un maschio e una femmina. Vedrete più in là di chi sono. Se non sbaglio, hanno anche un ruolo importante nel... Oh, perfetto. Scale. Un ruolo importante nella storia tra pochissimo, se non sbaglio. Ah, no, Whimsicott, cosa stai usando? Sì, magari se tu attaccassi al posto di fare... Poi, ok. Facciamo una cosa. È un po' rischioso portarmi... Sto tizio qua, quindi lo congedo almeno per ora. E torna un po' che paradiso, bene. Vai a prendere cura delle bacche. Ah, devo mettere le bacche arance nell'orto. Bene, me lo sono ricordato almeno. È sempre meglio avere un casino di bacche arance, fidatevi. Poi quando prenderemo l'orto Revital Seme saremo proprio freschi. Anche se mi sa che si perde molto più là nel gioco. Graffio, dai. L'importante è potenziare la mossa. Seme salute, bene. Garanzia. Diminuisce la velocità con Spora? Sì. Beh, che ci siamo quasi. Come osi. Doppio colpo. Mossa fantastica. Mi sa che forse in... Ok, pensavo che Virizion si fosse allontanata. Mi sa che forse in questo dungeon farò vedere gli attacchi combinati, perché... Ah, sti cavoli, ciao.
Ah no, siamo già arrivati? Allora c'è un boss più avanti. Allora vorrei... Ah, una cosa che non ho fatto vedere, giusto? Se cliccate strumenti e set utili, vi dai set. Vedete? Set esperti, set cooperativa, set boss. Questo vi dice i boss che se possono servire, cioè gli strumenti che possono servire. Però noi non ce l'abbiamo. Come vedete, tutti quanti gli strumenti sono bene o male quelli che ho io. Però io ho un set tutto mio, quindi preferisco il mio. Allora, leva di sfera ce l'ho già, vero? Sì. Allora, è inutile questa, è inutile questo, questo, questo. Il blocco sfera la voglio, però. Ok, salviamo. No, non salvo, giusto, non posso, perché sto registrando. Vorrei andare al più presto, anche se è meglio non agire precipitosamente. Da ora in avanti dobbiamo essere prudenti. Bene. Ed è un po' che camminiamo, ma Espion non l'abbiamo vista. Forse la troveremo più avanti. Presto, Tonks. Andiamo, Oshawott, andiamo anche a te, Virizion. Virizion. Non so se l'avere Virizion in squadra cambia qualcosa nella storia. Mi sembra di no. Però non possiamo mai esserne sicuri. Ok. Ah, Whimsicott. Ah, crescita. A burla, perfetto. Quindi dobbiamo passare un turno. Bene. Ah, non ho preso la sfera forza tutti. Vabbè, fa niente. Tanto ho il Revital Seme. No, non voglio proseguire. Voglio prendere questo seme, che è perfetto. Ok. Non osare. Ok. No, non era l'ultimo piano. Allora ce ne sono davvero 10. Raffica. Perché un Pokémon d'erba lo dovrebbe avere Raffica? Oddio. Garantito lo faccio io. Oh. Ti do la garanzia che sarei sconfitto. Forse è quello il gioco di parole. Comunque, se vedete Pokémon addormentati che non si svegliano quando passate, vuol dire che sono Pokémon più forti, che vi daranno appunto più punti esperienza, però sono un po' più pericolosi. Quindi li eviterò per adesso. Oh, soldi. Grazie, Virizion. Muori, Swinob. Allora, allora per forza qua sopra, no? Dopo Whimsic. Dai, Virizion. Bene. Ecco le scale. Siamo pronti? Siamo pronti. Non era l'ultimo piano, perfetto. Ora siamo ancora più pronti perché non era l'ultimo piano e quindi... Uno, Elisir Max. Vabbè, non importa, non importa. Vai. Allora sì, ha 10 piani. Non me lo ricordo mai quanti piani ha. Foglia magica, bravissima. A volte sono intelligenti, a volte sono stupidi i Pokémon che vi accompagnano, perché non sanno distinguere tra... Ah, oh, è super efficace, usiamo la mossa super efficace perché è meglio. No, sono scemi e quindi non possono usarla. Cioè non la usano, più che non possono usarla. Un attimo. Questa strada qua sopra non mi convince. Ah, Elisir Max, bene. Ho fatto bene a controllare allora. Quante ce n'ho? 13 su 19? Bene. Adesso sono le freccette che non mi voglio usare il circle pad. Quando vedete che scatto tipo così velocemente vuol dire che sto usando il circle pad, altrimenti vuol dire che sto usando le freccette. Ma non che vi interessi, vero? Bene. È vero, ci serve allora Virizion qua. Scale. Soldi. E... sfera benessere, ci serve. Ok, siamo arrivati. Ansima. Glenia. No. Prugli. Sei veloce, mi hai fatto sudare. Però adesso sei in trappola. Ehi, Prugli. Guarda che ti è andata bene, sai. Sono io quello che è corso avanti a tagliare la strada. Toxic Rock. Sono sfinito. Ah, Toxic Rock. Forse dovresti metterti a dieta. Qui a chi ha bisogno di mettersi a dieta sei tu. Espion. Adesso basta, dacci quello che vogliamo. Tira fuori tutto quello che porti con te. Come se fosse una che ascolta. Facciamo prima perquisirla noi. Ah. Prugli, vabbè. Mia? Beh, che c'è? Non ha niente. Che? Ehi, dove sono le metacarte? Dove le hai nascoste?
Se non parli ti faremo parlare noi, preparati, Espion. Fermi! Quella sembra Espion. Meno male, abbiamo fatto in tempo. Si nasconde dietro una roccia. Eh? E voi chi siete? Noi siamo il Team Paradiso, siamo qui per salvare Espion. Cosa vogliono questi? Non capisco. Ma che seccatura, finiamola in fretta. Non c'è altro da fare, diamo un taglio a tutta questa storia. Bene, sistemiamoli e via. Battaglia! Boss! Andiamo! Thumbnail ottenuta! Benissimo, ora, Virizion. Dato che sei pirla e stai dietro, mi sa che per stavolta puoi andare all'attacco. Inoltre, perché non vi stordite un po'? Ah, può usare, è vero, può usare questo. Ah, può usare ipnosi, però non lo usi, perché sei scemo. Ho usato ipnosi su Toxicroak, che figata. Dovrei usare fuoco all'energia, sarebbe meglio. Ok, oddio, sono ipnosi. No, ma sono ipnosi pure a me. Ok. Ah, è vero, c'ho l'abilità. Ok, allora vediamo un po', così. No, siamo... Vabbè, ci arriva dal seme, dai. Virizio, non potresti usare altre mosse a parte attacco rapido, per favore? Quando ci mettiamo a sconfiggere... Ok. Muori, Porugli. Non osare. Garanzia. The end. Mi sa che non prendiamo esperienza dai boss, però. Scappiamo. Ed ecco Espion che era scappata. Oddio. Ah no, è ferita, quindi va bene. Va tutto bene? Sei ferita? Siamo amici di Umbreon, ci ha raccontato tutto e siamo venuti a salvarti. Capisco, Umbreon ha... Grazie per avermi salvato. Sono un po' ammaccata, ma sto bene. Io ho dato la stessa voce di Virizion, quindi... Tutto a posto. Tipi come quelli non mi fanno paura. Certo che non ti perdi l'animo. Che sollievo. Piuttosto. Sbrighiamoci a tornare a avere il ristoro. C'è una cosa che mi preoccupa. Va bene. Andiamo. Umbreon ci sta aspettando. Se sentite anche un lieve rumore di sottofondo sono le ventole, ma subito dopo questa parte le pulirò. Quindi non vi preoccupate. Non adesso, grazie. Espion! Umbreon! Meno male che stai bene, davvero io... Per fortuna ce l'hai fatta anche tu. Ecco, anch'io vorrei godermi questo momento, però c'è una cosa che devo fare. Capisco, ma prima dobbiamo ringraziare Tonks e gli altri. Certo. Tonks, Oshawott, tutti quanti. So che la voce è un po' da malato di Umbreon, però penso che sia questa. Grazie davvero di cuore. È merito vostro se siamo salvi. Figuriamoci, l'importante è che siate bene entrambi. Però, i Pokémon che vi hanno attaccato, avete idea di chi siano? No, nessuna idea. Umbreon, il loro obiettivo erano senz'altro le metracarte, saranno rinominate così. Come immaginavo, di chiunque si trattasse, si volevano le metacarte, i cari sono due. O volevano interferire con le nostre ricerche, o forse volevano rubarle per andare al Gran Ghiacciaio. Eh? Cosa? Un momento. Ma ti rendi conto? Hai appena detto una cosa incredibile. Così come se niente fosse. Eh? Davvero? Ho solo detto che forse volevano le metacarte per andare al Gran Ghiacciaio. Il Ghiacciaio? Andare al Gran Ghiacciaio? Un luogo dove nessuno è mai smesso piede? Vuoi forse dire che è effettivamente possibile arrivare fino laggiù? Ah, beh, ecco, su questo non mi sono ancora spiegato come si deve. A dire il vero, noi due studiamo il Gran Ghiacciaio da tanto tempo. Perché nelle sue profondità di certo si nasconde il grande cristallo, che ha il potere di far fluttuare nell'aria ciò che gli sta intorno. A me, almeno, questo è quello che pensa Umbreon. Il grande cristallo, che ha il potere di far fluttuare le cose. Per provare che esiste bisogna andare al Gran Ghiacciaio, non c'è altro modo. Purtroppo, ecco, c'è un ostacolo. Proprio davanti al Gran Ghiacciaio c'è un immenso crepaccio che blocca il cammino. Perciò la mia idea era quella di sfruttare il flusso tellurico
e di superare il crepaccio creando l'uscita di un dungeon davanti al gran ghiacciaio. Tutto questo usando le metacarte. Incredibile! Quindi mettendo insieme le vostre carte sarà possibile arrivare al gran ghiacciaio? Ci sarebbero ancora delle cose da mettere a punto, ma direi di sì. Però, ora come ora, credo che sia difficile. Sarà difficile. Espion, da quello che ho capito hai perso le metacarte, non è vero? Te le hanno portate via loro? Va bene lo stesso. Non importa se le abbiamo perse. L'importante è che tu sia qui sana e salva. Il resto non importa. Aspetta, Umbreon. Non saltare subito alle conclusioni. Non mi hanno rubato le metacarte. Eh? Se fosse andata semplicemente così, non mi sarei data tanta pena. Ad essere onesta, ho fatto una cosa di cui mi pento tantissimo. Livan! Ah, ma tu... ti sei fatto male? Stai bene, non è vero? Sto benissimo, signorina. Ecco qua. Metacarte! Quelle sono le metacarte? Ma perché le ha Swadron? Ho mantenuto la promessa. Non ho detto a nessuno. Swadron. Ah, grazie mille. Piuttosto, hai avuto paura? Per niente. Io sono forte, sai? Infatti, è arrivato... cioè, ha passato tutta la foresta dei colori da solo, da notare. Grazie. Grazie davvero. E scusami tanto, piccolino. Non piangere. Ti ho detto che sto bene, la verità. Ma che accidente succede? Non ci capisco niente. Piacere di conoscerti, Espion. Sono la madre di Swadloon. Ah, mi dispiace tanto. Perdonami per quello che ho fatto. Per colpa mia tuo figlio ha corso dei rischi. Dei rischi? Per piacere, mi racconteresti cosa è successo? Sì, certo. Dopo aver perso di vista Umbreon, qualcuno continuava ad inseguirmi. Avevo provato a raggiungere questo posto, ma loro mi precedevano sempre. Non ho fatto altro che vagare intorno a Villa Ristoro. Avevo nascosto le cose che avevo con me, ma non riuscivo proprio a stare tranquilla. Così sono tornata dove le avevo lasciate. Alla foresta dei colori. Ah, quindi questo spiega il... e il ritrovamento lì. Temevo che mi raggiungessero da un momento all'altro. Mi sono affrettata al punto del nascondiglio. Ma una volta arrivata... ho trovato questo piccolino. Ah! Ehi tu, che cosa stai facendo? Ah, qua! Le metacarte! Le cose che avevo nascosto erano lì sparpagliate per terra, incluse le metacarte. Ah, ma quelle sono cose tue, signorina? Scusami, se sono tue allora le lascio subito. Lascio stare subito. E in quel momento ero in preda al panico. Se fossero arrivati di lì prima di me avrebbero preso le metacarte. Anzi, peggio ancora, forse mi erano le calcagna e potevano attaccarmi da un momento all'altro. Che fare? Ero davvero disperata. Allora ho avuto un'idea. Piccolo. Ho sbagliato voce. Piccolo, ascoltami bene. Sì. No, così non va. Se mi mostro disperata ti spaventerà. Devo calmarmi. Ecco, adesso va meglio. Senti, piccolo, quelle cose sono mie. Ma c'è qualcosa che ti piace? Sì, questa pietra rossa è molto bella. Ah, è vero. Bene, te la regalo. Eh? Davvero? Sì, però devi farmi una promessa. Voglio che tu prenda anche queste carte. Anche le carte? Sì, finché non torno a prenderle. Però queste carte devono rimanere un segreto da me e te. Vorrei che tu non ne parlassi a nessuno. Che ne dici? Puoi promettermelo? Sì, ho capito. Prometto, Swadloon. Non ne parlerò a nessuno di queste carte. Io abito a Villa Ristoro. Torni a prenderle, signorina. Lo farò. Questo rumore. Arriva qualcuno? Senti, piccolo, io devo andare. Torna subito a casa anche tu, ok? La mamma sarà preoccupata. Sì, vado anch'io. A presto, allora. Evviva! Ho le pietre rosse. Oddio, sembro tipo Gomamon. Comunque... yeah! E così ho offerto le metacarte a questo piccolino. Dai che devo staccare la parte. Ma solo dopo mi sono resa conto di cosa avevo fatto. Nonostante la promessa, una cosa terribile, una cosa simile non sarebbe rimasta segreto a lungo un segreto. Che pizze, devo leggere dal 3DS. Se per caso i miei inseguitori l'avessero scoperto, affidando a lui le metacarte, io... Già, se l'avessero scoperto, anche Swadloon sarebbe diventato un bersaglio. Appena me ne sono resa conto, sono tornata alla foresta dei colori. Ma il piccolo non c'era più. Probabilmente non ci siamo incontrati per poco. Forse quando sei tornata indietro, noi eravamo già passati a riprendere Swadloon. Però, per quanto fossi disperata in quel momento, non avrei dovuto farlo. Se penso al pericolo in cui si è trovato per colpa mia, ma anche dopo sono stata inseguita senza tregua e non ho potuto cercarlo. Per tutto il tempo, sono stata così preoccupata. Però, per fortuna, sei sana e salvo. Non piangere, Espion. Sì, signorina,
Non piangere. Eri spaventata a morte e non avevi altra scelta. E nonostante tutto ti sei preoccupata così tanto per il mio piccolo. Grazie di cuore. Per me è importante, l'importante è che Swadun abbia mantenuto la sua promessa, condividendo con te quello segreto di aver potuto diventare più forte. Come madre, voglio ringraziarti. Tutto bene, Espion. Espion. Bene bene, e così il mistero è risolto. Allora, Umbreon, cosa farete adesso? Ecco, dunque, se non è un problema, possiamo restare qui per un po'? È probabile che verremo assaliti di nuovo se lasciassimo Villa Ristoro. Inoltre, sia Espion, dobbiamo ancora recuperare le forze. Ecco, sarà meglio. Per il momento non ho altri ospiti, per cui potrete rimanere nella stanza quassù. Grazie. Ecco, allora, approfitteremo della tua gentilezza e ci fermeremo per un po'. Ovviamente ci sarà da pagare il conto, eh? Ovviamente. Bene, posso salvare e spegnere? Ok, mi sa che è l'ultima cosa e poi si salva e si spegne. Dai. Ne sono successe di cose oggi. Per fortuna Espion è sana e salva. Quando ho incontrato Espion per la prima volta mi è sembrato davvero risoluta. Poi ho scoperto che prende ogni cosa sul serio, dando il massimo in tutto. E perfino che è molto sentimentale. Anche Umbreon è piuttosto determinato. Mi piacciono quei due. Sono una coppia, tanto per dire. È proprio vero. L'impegno che mettono nelle ricerche è evidente. Per non parlare poi delle metacarte e del metaportale che hanno creato grazie a esse. Nel momento in cui il cerchio di luce si è diffuso intorno, la vista del metaportale comparso dal nulla è stato uno spettacolo incredibile. Spettacolo. Oltretutto non era ancora completo. Mi chiedo cosa succederà una volta finito. Infatti, come vedete, c'è solo un cerchio che gira. E se notate la grafica, di solito ce ne sono tre di cerchi. Vorrei proprio vederlo. Sì, piacerebbe anche a me. Senti, Tonks, ricorda le ricerche di quei due. Mi piacerebbe aiutarli, tu cosa ne pensi? Che ne dici se tutti noi del Team Paradiso gli dessimo una mano? Perché no? Ma certo! Che bello, grazie! Allora domani ne parleremo subito con Umbreon e Espion. Adesso però mettiamoci a dormire, ok? A domani! Buonanotte, Tonks! Provo a salvare, per favore. O c'è il sogno? Ah no, perfetto. Nessun sogno oggi. Ah! Buongiorno, Tonks! Mettiamoci da tutto anche oggi, ok? Ancora no. Benissimo! Io vi saluto, mi ho registrato un bel po' di tempo, quindi ci vediamo alla prossima parte e ciao!